benvenuti. Questa sera apriremo il nostro notiziario con la cronaca. L'ex presidente di Confcommercio Napoli, Piero Russo, indagato per truffa, avrebbe utilizzato soldi pubblici per una vacanza per sei persone al Niagara. E poi Casamicciola, vi mostreremo delle immagini che abbiamo girato nel pomeriggio di oggi. Qualcuno ha pensato bene di disfarsi di sacche con cateteri, gettandole al di là del muretto, nelle siepi, in questo belvedere che già di per sé è degradato. E poi andremo a Barano, dove il neo sindaco Dionigi Gaudioso ha già nominato la giunta, tra poco assegnerà anche le deleghe. Parleremo dei malumori in casa Forza Italia in Campania, dopo il tonfo alle amministrative di Desiano e Cesaro, e c'è chi chiede la testa del vertice campano e si profila l'ipotesi Carfagna alla guida degli azzurri in Campania. Infine parleremo della siccità che ormai attanaglia l'Italia e il presidente Vincenzo De Luca ha chiesto per la Campania lo stato di calamità naturale. Di questo e di altro ancora ci occuperemo nel nostro notiziario. A tra poco. Immerso nel verde del suo giardino tropicale, Hotel Terme Colella. La vacanza ideale per chi sceglie l'isola d'Ischia. Camere categorie economy, standard e vista mare. Tutte le camere attrezzate con servizi, con balcone o terrazzo. Hotel Terme Colella. Reparto termale attrezzatissimo per bagni, fanghi, massaggi, cure inalatorie e cure estetiche. Terapie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Centro benessere. Due piscine termali, di cui una coperta con idromassaggio. Ampia terrazza solarium ed un'attrezzata palestra. Serate piano bar, cucina con specialità ischitane e tre menù a scelta. Ampia scelta di pietanze senza glutine. Sono ammessi animali di piccola taglia. Ampio parcheggio gratuito. Aforio, a 700 metri dal mare, a pochi passi dal centro storico. Hotel Terme Colella. In una cordiale ospitalità familiare. La vacanza ideale sull'isola d'Ischia. Albergo Carlo Magno sull'isola d'Ischia, un posto da sogno, un panorama mozzafiato, il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 stelle, tutti i comfort, 4 piscine, palestra, camere e residence con arredamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di Lacco Ameno, con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno, per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'Hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccaccia. Cucina tipica ischitana e piatti mediterranei. Pesce sempre freschissimo. Per i tuoi momenti più belli, per una serata speciale, per cerimonie e matrimoni. Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia. Emozioni uniche tra il cielo e il mare. La Conchiglia, nel centro di Forio, collane, accessori, souvenir e tanto altro ancora. La Conchiglia ti propone un'attenta selezione di prodotti artigianali ischitani ed italiani. Vastissima produzione propria di collane, anelli e bigiotteria, in argento, corallo e pietre semipreziose. Personalizziamo la tua collana, il tuo anello, rendendo i tuoi gioielli un prodotto unico e in piena sintonia con la tua persona. Approfitta del laboratorio in sede per riparare o aggiornare le tue collane. In via Erasmo di Lustro, dal 1973, La Conchiglia. Tuffati in un mare di colori e preziose fantasie. Sull'Isola Verde, nel centro di Ischia, Dico Hotels. 4 alberghi, 4 stelle, a 4 passi dal mare. Terme, piscine, beauty center, spiaggia. Per una vacanza tra comfort, relax e benessere. Il gruppo Dico Hotels ti propone Hotel Royal Terme, il classico, per comfort e benessere. Hotel Parco Aurora Terme, una finestra sul mare, per emozioni uniche. Hotel San Giovanni Terme, l'elegante, con ampio giardino attrezzato. Hotel La Villa Rosa Terme, piccolo, raffinato, riservato e nel verde. Centro prenotazioni 081 99 20 22. Info www.dicohotels.it. La Dico Hotels offre l'ingresso gratuito al Parco Termale Castiglione per tutto il periodo del soggiorno. Dico Hotels, 4 stelle, a 4 passi dal mare, al centro di Ischia. Comfort e relax per il tuo benessere.
indagato l'ex presidente di Confcommercio Pietro Russo avrebbe utilizzato soldi pubblici per una vacanza per 6 persone alle cascate del Niagara. Casamicciola, degrado al Belvedere, rifiuti pericolosi nelle siepi, numerose sacche con cateteri buttate oltre il muretto di cinta che aggiungono degrado ad un posto lasciato nella totale incuria. Barano, Dionigi Gaudioso, ora la giunta, breve le deleghe, il neo sindaco subito al lavoro, mi aspetto molto dai giovani e dalle donne, spero in una opposizione costruttiva. Elezioni 2017, tonfo Desiano Cesaro, in bilico il vertice campano di Forza Italia, dopo la sonante sconfitta di Ischia e nel feudo di Sant'Antimo, in molti chiedono la testa del vertice campano, prende piede l'ipotesi Carfagna alla guida di Forza Italia in Campania. Siccità, la Campania chiede lo stato di calamità naturale, notevoli danni all'agricoltura e le previsioni non sono rosee, ma gli acquedotti italiani perdono in media tra il 40 e il 70% di risorse idriche. Dopo questo telegiornale trasmetteremo la storia della festa di Sant'Anna, edizioni 1994 e 1997. Benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Tele Ischia. Apriamo il nostro telegiornale con la cronaca. Ha utilizzato i soldi della Camera di Commercio di Napoli per una gita per 6 persone alle cascate del Niagara. È accusato di questo l'isolano Pietro Russo, 76 anni, fino al gennaio 2017 presidente della Confcommercio di Napoli. È gravemente indiziato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e turbata libertà degli incanti. In particolare Pietro Russo, quale presidente dell'associazione, ha rappresentato falsamente alla Camera di Commercio la regolare esecuzione del progetto Confcommercio Esperienza a Confronto, iniziativa ammessa al contributo per 48.000 euro. Di questi fondi 26.000 euro sono stati utilizzati per una gita alle cascate del Niagara per 6 persone. Il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Napoli ha oggi eseguito un'ordinanza impositiva del sequestro preventivo dei circa 26.000 euro nei confronti della Confcommercio di Napoli. Rifiuti pericolosi rinvenuti nelle siepi del Belvedere di Casamicciola, Ischia e Casamicciola. Qualcuno ha pensato bene di disfarsi di numerose sacche con cateteri ancora sporche buttandole al di là del muretto di cinta. Uno spettacolo raccapricciante che fa conquistare un'ulteriore tacca di degrado ad un posto lasciato alla totale incuria, diventato per questo una discarica a cielo aperto. Il servizio. Rifiuti ospedalieri gettati nelle siepi del Belvedere del Castiglione tra Ischia e Casamicciola. Una delle zone con un alto potenziale di bellezza da anni viene utilizzata come discarica a cielo aperto, oltre che essere abbandonata nel degrado più completo. Da tempo, infatti, chi si affaccia da quel Belvedere del Castiglione per ammirare il panorama marino si trova sotto gli occhi tutt'altro spettacolo. Rifiuti di ogni genere gettati al di là del muretto di cinta, cartoni di pizza, bibite, cartacce e altra immondizia scaricata in quella terra di nessuno che è diventata la zona. In questi giorni però tra i rifiuti c'è qualcosa di molto più raccapricciante. Numerose sacche con cateteri ancora sporche di urina che qualcuno ha pensato bene di gettare là, facendo salire di parecchie tacche lo stato di degrado e fatiscenza. Sarebbe davvero necessario un intervento di bonifica e anche una sistemazione radicale della zona, che oggi è totalmente e inspiegabilmente abbandonata. Le caratteristiche panchine di pietra sono rotte, le aiuole sono secche, la pavimentazione è dissestata. L'esperienza insegna che i luoghi fatiscenti diventano sempre ricettacolo di altra sporcizia, quindi se quella zona a cavallo tra i due comuni viene usata come discarica, la colpa è anche un poco di chi lo ha reso possibile, abbandonandola all'incuria. Quel posto ha tutte le carte per diventare di nome e di fatto un belvedere.
Un episodio che ha delle inverosimili. A Panza, località Pelara, ignoti hanno portato via un grosso macigno che aveva una forma particolare, molto simile ad una poltrona. I frequentatori del luogo la conoscevano bene, questa poltrona di pietra che era una comoda seduta in riva al mare, ma a qualcuno piaceva a tal punto che ha deciso di portarsela a casa, e non deve essere stato a fare da poco, dal momento che stiamo parlando di un macigno di diverse tonnellate. Sicuramente per portare via il masso ci sono volute più persone. Il furto è con molta probabilità avvenuto via mare, con il supporto di una imbarcazione, di notte o alle prime luci dell'alba. Quando è stata notiziata dell'accaduto, la Prologo di Panza ha denunciato il furto ai carabinieri, che stanno indagando. Ma il paese è piccolo e già si sono diffuse voci sul presunto colpevole, che avrebbe adornato il suo giardino con il masso. E a poco più di 2 settimane dalle elezioni, il comune di Barano è già al lavoro. Il neo sindaco Dionigi Gaudioso ha nominato la sua giunta, dove compaiono ben 2 donne, Emanuela Mangione e Daniela Di Costanzo. A breve saranno assegnate le deleghe. È una giunta giovane, ha sottolineato il primo cittadino, con 2 donne, da loro mi aspetto davvero tanto. Sentiamo. Neo sindaco Dionigi Gaudioso, si parte con un'amministrazione pronta a lasciare il segno. Sì, sicuramente dopo poco tempo subito siamo riusciti a costruire la nuova giunta e già stiamo partendo con una nuova organizzazione degli uffici, stiamo lavorando tutti insieme per cercare di migliorare quanto più possibile Barano. Parliamo della giunta. Come verrà composta? Quali sono i settori dove volete lavorare maggiormente? È una giunta nuova, il vice sindaco è il dottor Raffaele Di Meglio, l'assessore, poi c'è l'assessore Sergio Buono, che già stava in giunta da anni, è l'unico di esperienza rispetto agli altri. Poi abbiamo Emanuele Mangione, che lei è assistente sociale, e l'avvocato Daniela Di Costanza. Per quanto riguarda le deleghe, diciamo, abbiamo quasi definito, anche se in questo momento non voglio parlarne perché voglio prima completare le deleghe insieme ai miei assessori e poi dopo annuncerò il tutto. Possiamo dire una giunta che viene dal passato però guarda al futuro. Certamente, sicuramente come persone più esperti siamo io e Sergio, ma poi abbiamo 3 elementi nuovi, giovani, e io devo dire la verità, da questi giovani mi aspetto tanto dalle donne. Nel passato si diceva che noi non avevamo donne, questa volta abbiamo 2 in giunta, ma una pure in consiglio, perché abbiamo Gemma Lombardi pure in consiglio, in aggiunta a queste 2. Cosa si aspetta Dionigi dall'opposizione? Ma io mi aspetto veramente, già ho avuto un colloquio con uno dell'opposizione, io ho dato la massima disponibilità per collaborare, chiaramente nel rispetto dei ruoli, sono qua a disposizione per qualsiasi tipo di ragionamento per migliorare il paese, se c'è un'opposizione costruttiva io sono a disposizione. In campagna le elezioni amministrative si sono caratterizzate per la sonante sconfitta di Domenico Desiano e Luigi Cesaro, che dopo Ischia hanno perso anche il feudo di Sant'Antimo. Ed ora in Forza Italia molti chiedono la testa del vertice del partito campano, tanti vorrebbero alla guida degli azzurri Mara Carfagna. Il servizio. Elezioni. Che batosta per Domenico Desiano e Luigi Cesaro. Ed ora, in Forza Italia, gli antagonisti della coppia del cerchio magico scalpitano, chiedendo la testa del vertice campano. Dopo la sconfitta sonora sull'isola d'Ischia, anche a Sant'Antimo, Forza Italia è uscita con le ossa rotte dalle elezioni di giugno. La coppia Luigi Cesaro-Domenica Desiano, asse portante del partito di Berlusconi in Campania, è costretta in questo momento a capochino, dopo il verdetto delle urne. Ad Ischia i giochi si sono chiusi da circa 2 settimane. Domenico Desiano, sceso in campo prepotentemente, forte di una lista corazzata, data tra le più accreditate nell'elenco delle 16 formazioni in lizza, ha inanellato più sconfitte contemporaneamente. 3 batoste abbastanza evidenti. La prima, la più importante, è quella del candidato sindaco Gianluca Trani, sconfitto da Enzo Fernandino con 1250 voti di scarto.
La seconda, la meno attesa, quella della lista di Forza Italia, con appena 1.227 voti ottenuti. Era accreditata di 2.000 e più, finita sì prima nella sua coalizione, cosa abbastanza facile visti i risultati delle altre, ma alle spalle di ben tre liste della coalizione avversaria. Ischia Democratica per Enzo, 1.583 voti, Orizzonte Comune, 1.544 e Movimento Cristiano Lavoratori, 1.520. La terza, la sconfitta più cocente, quella personale, con soli 334 voti, davvero pochi per il senatore e coordinatore regionale, superato nella sua lista dalla new entry Giustina Mattera, che raggiunge quota 357 preferenze e da molti esponenti delle liste avversarie. Eppure De Siano era dato come il più votato e possibile Presidente del Consiglio. Tutte le previsioni della vigilia si sono sciolte come neve al sole e se il comune di Ischia, considerato di centrodestra, ha tradito le attese, ancor più pesante è la sconfitta di Luigi Cesaro, che ha subito una debacle inattesa e per molti inspiegabile nella sua Sant'Antimo, vero feudo degli azzurri berlusconiani. A rendere ancora più amara la lezione il risultato del ballottaggio che ha capovolto il primo verdetto delle urne. Infatti il candidato di Forza Italia, Corrado Chiariello, partiva dal 44,26% sull'inseguitore Aurelio Russo del PD, fermo al 32,51%. Ma gli elettori al secondo turno hanno capovolto il risultato. Aurelio Russo si è imposto nettamente sull'avversario ottenendo 7.822 voti, ossia il 60,19% dei consensi. I risultati dei vertici di Forza Italia, i deludenti risultati elettorali in provincia di Napoli, ancora più eclatanti se si confrontano con i successi ottenuti dal partito di Berlusconi nel resto del paese e le vicende giudiziarie della famiglia Cesaro hanno riportato sul tavolo di Berlusconi il caso Campania. E sono subito partite le grandi manovre per ribaltare il vertice campano Cesaro-De Siano, con alleanze che sarebbero apparse impensabili appena qualche mese fa. I parlamentari napoletani puntano decisi a Mara Carfagna, l'unica che riscuote credibilità per una riorganizzazione che porti al rilancio del partito in regione. La guerra è iniziata e se cade Cesaro, cade anche De Siano. I due sono considerati le due facce della stessa medaglia. La parola passa ora a Berlusconi. Tra la coppia Cesaro-De Siano e la bella Carfagna è partita la corsa al vertice di Forza Italia della Campania. Tutti conoscono il debole che nutre il cavaliere per il gentil sesso. E per gli azzurri già in molti prevedono un futuro rosa. Convergenti elementi di prova indicano che Nicola Cosentino, sin dall'inizio della sua carriera politica, ha goduto del sostegno elettorale del clan dei Casalesi, segnatamente del gruppo Bidognetti sin dalle elezioni comunali del 78 e anche del gruppo Schiavoni a partire dalle elezioni regionali del 95. Così i giudici del Collegio del Tribunale di Santa Maria Capo Vetere, ricostruiscono la carriera politica dell'ex sottosegretario all'economia del governo Berlusconi. L'ex uomo forte di Forza Italia e del PDL in Campania e agli arresti domiciliari a Caserta dovrà scontare 9 anni di carcere. Sull'argomento è intervenuto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli. Visto che, come si legge nelle motivazioni della condanna di Cosentino, dice Borrelli, l'ex sottosegretario ha sempre goduto della appoggio del clan dei Casalesi, bisognerebbe trovare il modo per fargli restituire tutti i soldi accumulati grazie alle indennità legate alle varie cariche istituzionali che ha ricoperto, oltre a togliergli ogni diritto a vitalizi di ogni genere. E cambiamo decisamente argomento, si aggrava la siccità nel sud Italia e aumenta a causa dell'effetto combinato dell'afa e dei forti venti il rischio incendi. Secondo il centro Epson Meteo, per tutta la settimana nel meridione le piogge continueranno a essere scarse o assenti. Intanto, dovendo fare i conti con il problema della scarsità di risorse idriche, vengono fuori anche gli sprechi del bel paese. Gli acquedotti italiani perdono in media il 40% dell'acqua, con perdite che al sud sfiorano il 70%. Il servizio. Grava la siccità nel sud Italia e aumenta, a causa dell'effetto combinato dell'afa e dei forti venti, il rischio incendi. È un'Italia divisa in due, quella dipinta dalle previsioni dei meteorologi del centro Epson Meteo, secondo i quali nel meridione, al contrario del nord, dove le precipitazioni daranno un parziale sollievo sul fronte siccità, le piogge continueranno
continueranno ad essere scarse o assenti. Il caldo sarà eccezionalmente intenso fino a sabato, con punte di 40 gradi su Calabria e Sicilia. Queste temperature, assieme ai forti venti, aumenteranno il livello di pericolo di incendi. Sempre al meridione, un ridimensionamento termico è previsto per domenica. Tornando alla scarsità di risorse idriche, l'Italia è al primo posto in Europa per consumo d'acqua pro capite, con 245 litri al giorno per persona. Il consumo medio pro capite in Nord Europa è di 180-190 litri. Lo rivelano i dati di Istat e Utilitalia, l'associazione delle aziende idriche, energetiche ed ambientali. Ogni anno in Italia vengono consumati più di 4.000 miliardi di litri. Gli acquedotti italiani però perdono in media il 40% dell'acqua, con perdite che al sud sfiorano il 70%. Secondo l'ISPRA, il centro studi del Ministero dell'Ambiente, ogni anno cadono sul suolo italiano 300.000 miliardi di litri d'acqua piovana, ma il Paese riesce a trattenerne solo l'11%, immagazzinandola in bacini idrici. Per Utilitalia servirebbero investimenti di almeno 5 miliardi all'anno per manutenzione della rete. La media di investimento invece è di 34 euro per abitante all'anno, contro una media europea tra gli 80 e i 130 euro. E la Giunta regionale della Campania, su proposta del presidente Vincenzo De Luca, ha chiesto al ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali il riconoscimento dello stato di calamità per la siccità che ha colpito il territorio regionale nel periodo dicembre 2016-giugno 2017. I dati registrati dalle diverse stazioni presenti in Campania evidenziano infatti che dal dicembre scorso i millimetri di pioggia caduti sono prossimi allo zero. Tale criticità perdura tutt'oggi e risulta accentuata dalle elevate temperature che si stanno registrando nelle ultime settimane. Spostiamoci a Procida, dove il Comune parteciperà alla grande operazione di accoglienza sul territorio italiano di un gruppo di richiedenti asilo politico. Si prevede l'arrivo sull'isola di Procida di circa 34 migranti. A tal fine il consigliere delegato Lucia Mameli ha ritenuto opportuno convocare la consulta delle associazioni proprio in vista di tale arrivo. La convocazione della consulta delle associazioni è fissata per sabato 1 luglio 2017 alle ore 17:30 presso la sala consiliare del Comune di Procida in via Libertà. Sono invitati tutti i rappresentanti legali delle associazioni o loro delegati. E prosegue l'esperienza enogastronomica del Procida Food Contest, percorso promosso dall'assessore alla cultura ed eventi Nico Granito, teso a valorizzare i prodotti, lavorazioni e i piatti della cultura e tipicità procidana. Venerdì 30 giugno, a partire dalle ore 19, le stagioni del gusto a cura dell'associazione Borgo Marinaro, con la partecipazione straordinaria del Parularo e con l'intervento musicale delle Lire, faranno tappa nel borgo di Chiaiolello con uculorciu, tipico pasto della tradizione contadina, fatto di pane, olio e prodotti provenienti dall'orto. Per l'occasione i locali della zona proporranno tale tipo di specialità anche nei loro menù del giorno. Cambiamo argomento. Da qualche giorno stanno arrivando le notifiche di cartelle di Equitalia per la tassa veicoli anno 2013. Cosa dobbiamo fare in questi casi? Ascoltiamo i consigli dell'avvocato Pietro Del Prete. Parleremo questa volta della prescrizione della tassa di proprietà sui veicoli. L'argomento è di particolare attualità perché in questi giorni stanno arrivando le notifiche di numerose cartelle di Equitalia per la tassa veicoli del 2013. Il cittadino nota subito che l'importo è lievitato tantissimo, ma è chiaro, c'è una sanzione del più 30% all'anno, più un 1% a semestre di interesse. Fa tanto in più. Il trend, come vi dicevo, è maturato il 31 dicembre 2016, il trend per la prescrizione, ma ci sono delle interruzioni, di avvisi, eccetera. Non sono interruzioni le lettere che fa la Regione per ricordarci di pagare e dirci l'ammontare della tassa di possesso. Non sono interruzioni per una ragione molto semplice. Prima, perché avvengono prima ancora che scade il tributo, e quindi non può esservi un'interruzione del debito prima che il debito, del termine di prescrizione del debito, prima che il debito sia ancora verificato. E allora, ancora,
Non può essere un'interruzione con una lettera, la letterina non è raccomandata, niente di posto ordinario. Se invece la cartella è arrivata ed è valida o appare valida la notifica, c'è poco da fare, bisogna pagare. Appare la notifica, appare valida la notifica, appare valida anche l'imposizione. Ma se ci sono delle ragioni da eccepire, che fare? Scaricare innanzitutto il modulo dal sito dell'Agenzia delle Entrate e fare il ricorso a mezza raccomandata all'Agenzia delle Entrate, che potrà rigettare il ricorso o accoglierlo. Ovviamente due sono le soluzioni. Altrimenti la mediazione dinanzi alla Commissione Provinciale, chiedendo la vittoria o anche la rateazione, queste nel caso non si abbiano proprio tutte le ragioni, è sicuramente l'ipotesi più consigliabile. Non va bene nemmeno chiedendo la rateazione e dinanzi a questa commissione provinciale, e allora non resta che la commissione tributaria provinciale, al quale si fa ricorso con mezzo di raccomandata, chiedendo la sospensione degli interessi e la vittoria. Bocciata anche da questa commissione. I motivi di bocciatura sono molti, perché alcune commissioni ritengono un'interpretazione molto lunga che non ho visto a dire, ma ritengono che la prescrizione non sia di 3 anni, ma di 4. Quindi quando si eccepisce semplicemente la tardiva notifica, sono le commissioni di quelle che hanno come giurisprudenza la durata della prescrizione in 4 anni piuttosto che 3, il ricorso è bello e perso. E in questo caso o pagare o ancora insistere con la commissione regionale e dopo, se nemmeno va, entro 60 giorni, andare ancora al ricorso e poi andare in Cassazione. Ricordi che oltre i 3.000 euro di valore è necessario avvalersi dell'opera di un avvocato. Vi ricordo soprattutto quando già abbiamo detto in precedente rubrica per quanto riguarda la possibilità di confisca del veicolo per mancato pagamento della tassa di possesso per oltre un certo numero di anni. Subito dopo questo telegiornale trasmetteremo la storia della festa di Sant'Anna. Questa sera cominceremo con le edizioni del 1994 e del 1997. Domani, 29 giugno, si svolgerà la festa e la processione in onore di San Pietro. Per consentire il regolare svolgimento dell'evento, sarà vietata la sosta a qualsiasi veicolo nell'area di parcheggio posta in fondo a via Buonocore, compreso lo spazio sovrastante il canalone. E lunedì 31 luglio si svolgerà la gara di nuoto a passo libero non agonistica Sant'Angelo Sorgeto Memorial Salvatore di Scala. La manifestazione prenderà il via nello specchio acque antistante la spiaggia Chiaia di Rose di Sant'Angelo e si concluderà all'interno della baia di Sorgeto. Per partecipare è necessario fornire copia di certificato medico di idoneità sportiva o, essendo la manifestazione a passo libero, un certificato medico di sana e robusta costituzione. Per l'iscrizione è inoltre necessario compilare l'apposito modulo. Per i minorenni è necessario il consenso scritto dei genitori. La partenza è prevista per le ore 15, il costo di iscrizione è di euro 5. Ulteriori informazioni si possono leggere sul sito www.associazionemoveo.org nella sezione 45esima polisportiva e sull'account Facebook Moveo Giovani. Ed ora spazio alle previsioni del tempo. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, schiarite con transito di velature sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. In montagna, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, soleggiato, ma con poche nubi sparse. Siamo giunti al termine del nostro notiziario, vi lascio alla storia della festa di Sant'Anna, edizione 1994 e 1997. Arrivederci.